Che Iuse è in Toscana grazie alla Nuovo Pignone, che è un'azienda storica del panorama fiorentino, una storia di più di 170 anni. Invest in Tuscany ci ha aiutato e supportato nel lancio del progetto, del programma Galileo. Questo è un programma nato nel 2016 con un accordo fra azienda, regione e Ministero dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di far diventare l'Italia, la Toscana nello specifico, il centro di eccellenza per la progettazione e realizzazione di turbine a gas da un range a 5 a 70 MW e compressori centrifughi per il mercato dell'oil and gas e anche per sviluppare tutte le tecniche di digitalizzazione tipiche dell'industria 4.0. Firenze, come per esempio, abbiamo uno dei primi impianti di produzione di stampa tridimensionale, quindi additive manufacturing, validiamo componenti che poi installiamo nelle nostre macchine. L'M9000 è una turbina di aeroderivativa, quindi di concezione aeronautica, deriva dal motore d'aereo del G90 che noi abbiamo riprogettato e convertito per applicazioni industriali, sia per produzione di energia elettrica e mechanical drive, ovvero per spingere dei compressori. Di fatto è una turbina estremamente efficiente, 44% di efficienza, con basse emissioni, soprattutto ossidi di azoto, la riduzione del 40% rispetto alla tecnologia precedente. La stiamo producendo diverse macchine per un progetto in Russia, in Siberia, di liquefazione di gas naturale per Novatek, Arctic LNG. Per quanto riguarda l'LT12, è l'ultima delle turbine della famiglia Nova LT, dopo la LT5 e l'LT16, una turbina a 12 MW, estremamente efficiente a basse emissioni. Abbiamo recentemente sviluppato questa applicazione per SNAM, la stazione Treviso per pompaggio del gas, utilizzando come gas circa il 10% di idrogeno, e questa è la prima applicazione a livello mondiale su questa tipologia di impianti. Per quanto riguarda l'ecosostenibilità, diciamo Baker Hughes opera su due fronti, quello dei prodotti e delle soluzioni per i propri clienti, nell'aiutare a ridurre costantemente le emissioni. Questo lo fa di fatto continuando a iniettare tecnologia nei propri prodotti con impianti sempre più efficienti e di basse emissioni e trovando soluzioni per i clienti per aiutarli negli impianti a ridurre le emissioni di anidride carbonica e di ossidi d'azoto. Contemporaneamente, all'interno degli strumenti produttivi, monitoriamo le emissioni in tonnellate equivalenti di CO2. La buona notizia è che per gli strumenti italiani, in particolare in Toscana, Firenze e Massa, utilizzando il riferimento 2012, abbiamo già ridotto del 50% le emissioni. Questo grazie a tutta una serie di iniziative che vanno dall'efficientamento degli impianti. Stiamo, per esempio, installando la nuova LT5 come impianto di cogenerazione qui a Firenze. Abbiamo coperto molti degli impianti con pannelli solari e abbiamo anche recentemente sviluppato e testato con l'Università di Firenze un nuovo gas criogenico che utilizziamo per le prove dei compressori centrifughi che ha di fatto un CO2 equivalente quasi di un ordine di grandezza inferiore al tradizionale che lo utilizziamo. Soltanto questa iniziativa da sola ci porta a una riduzione del 5-10% di emissioni CO2 annuale. Nel mio futuro, Baker Hughes ha il compito di consolidare la propria posizione all'interno del mercato e soprattutto giocare un ruolo chiave nella transizione energetica, continuando a investire nella tecnologia e nei propri prodotti per far fronte a questa sfida, aiutare i nostri clienti a ridurre le emissioni e avere un importante impatto ambientale.